Ciao! Allora, eccoci in un altro video dove ho comprato e volevo aprire con voi una mystery box da Wish, perché io sono attratta da queste mystery box e vedere il pacchetto sorpresa, però non voglio spendere soldi inutilmente. Allora, che cosa ho fatto? Ne ho comprata una, ne avete già vista una che è stato un mezzo epic fail. Questa è arrivata poco fa. Questa qui è sempre chiusa. Non è a tema natalizio come l'altro, quindi ci possiamo aspettare qualunque cosa. C'è scritto Sweet Day e sono curiosa. Sono curiosa perché è arrivata, è ancora chiusa, vedete? C'è ancora il gancetto, quindi... E poi è carina, cioè, è bellina, perché è una borsettina fatta così, è anche carina, però... Non l'ho ancora aperta, ovviamente perché deve essere fatto con voi e sono curiosa di vederla. Allora, intanto vi dico subito che è arrivata senza danneggiarsi, oltretutto, quindi buona cosa. E poi costava su Wish 1 euro e 1 euro di spedizione, però l'ho comprata con un gruppo d'acquisto, quindi l'ho pagata 90 centesimi, avevo uno sconto del 10%, quindi 0,81 più spedizione 1,81 euro. È arrivata in circa un mese e mezzo. È carina, piccina, è una borsettina, è carina, mi piace. Sweet Day, speriamo che non sia a tema del matrimonio. Dietro non c'è scritto niente se non Jing Shang Wangzi. Mi rifiuto di leggere. Sono curiosa di sapere se vi piace questo tipo di video di mystery box. Se intanto cerco di aprire il fiocchettino in raso, che è bellino oltretutto. Se questo tipo di mystery box vi piace, carine, cioè sono sciocchezze, però mi piace aprirla per la sorpresa. Sembra un po' come si chiama? Gli ovetti Kinder, avete presente? Cioè, che c'è la sorpresa dentro, che poi non sapete cos'è. Un uovo di Natale. L'uovo di Natale. Perché prima era arrivato avevo fatto un video di una mystery box natalizia, che però non era assolutamente a tema natalizio quello che c'era dentro, e vi metto qua nell'info box il video così se non l'avete visto, perché è bello vedere cosa c'era dentro. Intanto dicevo l'uovo di Pasqua, perché proprio una sorpresina carina per vedere se era carina oppure no. Quante volte ho detto carina mentre cerco di aprire questo santo benedetto pacco. Vediamo se sarà un epic fail anche questo. Oppure no, aiuto, mi affogo. Pronti? Allora, quanta roba! È chiuso anche qui. Quindi dobbiamo... Guardate prima voi. Ok. Non so, sto aprendo. Boh. Cos'è? Allora, la scatola è carina. Cos'è? No, ma un'altra collana, no. È una collana. Fino a qua ci siamo. È una collana. Adesso la apriamo. La sganciamo proprio. Ah, è carina. Aspettate che se riesco ad aprire, lo rompo, faccio prima questa confezione qui. Allora, la collana è lunga. Dov'è il gancio per aprirla? Ah, non c'è un gancio per aprirla? No, non c'è un gancio, non c'è, è chiusa, cioè non c'è il gancio per aprirla e va infilata e la infileremo. Allora, è in questo finto dorato, che però sono belle resistenti e sinceramente io mi trovo bene. Veniamo alla collana che ha questo ciondolo. Con tanti riflessi che non metterà mai a fuoco. È una ballerina, è una ballerina sulle punte, dietro così. È una ballerina sulle punte, bella però. Metti a fuoco. Ballerina sulle punte, con questo dettaglio della gonna in brilluccicoso, una specie di gemma. E poi lei
Ha tanti brillantini, per quello che mi sta mandando un attimo in panico la fotocamera perché ha troppi luccichetti. Provo a spegnere la luce. Ok, ci ho piorato più o meno. Allora, torniamo a noi, bene. La proviamo, così vediamo come sta. Quindi senza gancio, devo per forza infilare la testa. Allora, è lunga, perché arriva qui. Però è bella. Aspettate che la tiro su per farvela vedere, magari si vede meglio. È carina. Mi piace. Ma sapete che mi piace, soprattutto che è lunga, quindi con le maglie a collo alto, questa è bella lunga, perché questa che ho adesso va bene così, ma si vede appena appena, mentre questa è carina, ma mi piace. E niente, mi piace questa ballerina. E poi ovviamente è una taglia unica, quindi oltretutto è ancora più comoda, non devo neanche pensare di allacciarla o slacciarla. E niente, questo era quello che ho trovato nella mystery box da 1,80 euro da Wish, che è molto carina. Direi che con le mystery box ne deve arrivare ancora una, ne deve arrivare ancora una, ed fatemi sapere se questo tipo di video ogni tanto carino vi piace, se vi piace soprattutto la ballerina, è fatta bene comunque, è bella resistente anche, e poi queste collane, come tutti i prodotti di Wish, sembra che siano delicati, invece anche questa, cioè alla fine la tolgo solamente a dormire e non macchia, non diventa scura, quindi davvero mi piacciono. Comunque fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se secondo voi questa è carina o una epic fail. Per me è carina, a me piace e la metto sicuramente. Ed fatemi sapere se vi ho tenuto compagnia, se vi è piaciuto il video e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella se vi è piaciuto il video, così verrete avvisati ogni volta che ne carico uno nuovo. Alla prossima, ciao!